C'è una svolta nello scandalo COP e migranti. Sono state arrestate la moglie del parlamentare Abubakar Soumahoro, Liliana Murekatete, e la suocera Marie-Thérèse Mukamansindo. Le due donne sono state poste domiciliari. Le misure sono state disposte dal GIP di Latina nell'ambito dell'inchiesta sulle cooperative che si occupavano della gestione di migranti e di minori non accompagnati nella provincia laziale. Oltre alle due donne, la Guardia di Finanza ha dato esecuzione alla terza misura cautelare, l'obbligo di dimora nell'Alessandrino per un figlio della suocera del deputato. Soumahoro si dichiara estraneo, continua a confidare nella giustizia. L'esercito israeliano sta continuando a aumentare le operazioni combinate terra-mare-aria. Nelle ultime ore, ha aggiornato il portavoce militare, i soldati in combattimenti contro Hamas dentro Gaza hanno sventato tentativi d'attacchi da parte di numerose cellule terroristiche che cercavano di colpire le truppe. Inoltre, ha aggiunto, sono stati eliminati 4 alti esponenti militari di Hamas. Si combatte nella zona attorno a Gaza City, è stato ferito anche un poliziotto in scontri a Gerusalemme. Secondo il consigliere alla sicurezza nazionale americana, Jake Sullivan, ha elevato il rischio che il conflitto si allarghi. L'UNICEF lancia l'allarme. A Gaza i bambini per bere hanno solo l'acqua del mare. È stato ritrovato decapitato il corpo della 22enne tedesca israeliana Shani Luca, una tra gli ostaggi rapiti da Hamas il 7 ottobre. Lo ha annunciato la famiglia della ragazza. La giovane, tra i partecipanti a rave party vicino al kibbutz di Reim attaccato da Hamas, era stata riconosciuta in un video in cui i terroristi la trasportavano inerme e seminuda a bordo di un pick-up. La famiglia aveva rivolto diversi appelli al governo tedesco nella speranza di ritrovarla. Ed Amburgo, in Germania, almeno 5 operai sono morti, diversi sono rimasti feriti in un grave incidente avvenuto in un cantiere edile nel quartiere di Hafencity. Le vittime stavano lavorando su un'impalcatura che è crollata. Stando a quanto riferito dai vigili del fuoco, l'incidente è avvenuto nell'ex area portuale sul fiume Elba, che è in fase di riqualificazione con uffici, edifici residenziali, hotel e negozi. Un nuovo video delle telecamere di sorveglianza della stazione di Brandizzo, Torino, a 2 mesi dalla strage, cambierebbe in parte la dinamica di quanto accaduto attorno alla mezzanotte fra il 30 e il 31 agosto, quando 5 operai sono morti lavorando sui binari travolti da un treno. Il tecnico di RFI caposcorta per la squadra, Antonio Massa, in questo video, subito prima del passaggio del treno per Milano, avrebbe fatto allontanare gli operai dei binari, poi si sarebbe messo al telefono con la capostazione di Chivasso, che gli continuava a negare l'autorizzazione. In quel momento gli operai sarebbero tornati sulla massicciata. Diventa un'odissea per gli italiani trovare un medico di base. Sono ormai in 2 milioni i cittadini che non hanno più un medico di famiglia perché si è ritirato senza lasciare un sostituto o perché ha optato per il più redditizio settore privato. E la situazione potrebbe peggiorare, visto che se non ci sarà un cambio di rotta, si stima che gli italiani senza un medico di fiducia potrebbero arrivare a 5 milioni entro 2 anni. Al Ministero della Salute si sta lavorando per trovare delle soluzioni, cercando di rendere più appetibile, quindi meglio retribuita, la professione del medico di medicina generale. In forte calo anche il numero dei pediatri. È allerta per il maltempo al nord. A Parma c'è un disperso. Domenica è stato avvistato un uomo in difficoltà aggrappato a un tronco nel fiume La Parma che attraversa l'omonima città emiliana. Ora le squadre dei soccorsi hanno attivato la macchina delle ricerche. In provincia, dove sono rimaste chiuse le scuole in 19 comuni, il ponte di Ozzanello è crollato per via della piena del fiume Sporzane, ingrossato dalle forti piogge. Un pilone avrebbe ceduto dopo un'onda avvenuta nel momento di massima piena. Resta chiuso anche il ponte sullo Sporzana nelle frazioni della Salita e di Respiccio. L'area più colpita dalle precipitazioni è la Val Baganza, dove si registrano vasti allagamenti nei comuni di Calestano e Berceto, con diverse frazioni rimaste isolate per le strade allagate, ma anche per alcuni smottamenti. Allerta anche nel comune di Corniglio a causa delle frane. Ed è allerta rossa per rischio idrogeologico dalle 12 sia nel Parmense che nel Piacentino, dove è straripato il Nure. Disagi e danni anche in Liguria per via degli allagamenti e delle grandinate sulle alture e sulla costa di Genova, mentre i livelli dei fiumi sono sotto osservazione in Toscana. È allerta arancione anche in Friuli Venezia Giulia. Lungo tutta la fascia litoranea sono previste mareggiate acqua alta con piogge diffuse localmente intense e abbondanti, oltre a temporali e vento forte.
Bentrovati da Nico Schiodetto, previsione per la giornata di martedì con una perturbazione che lentamente lascerà l'Italia, però possiamo osservare come saremo sempre preda di correnti umide oceaniche. Ecco la variabilità in transito anche al centro-sud, andiamo al dettaglio della mappa delle piogge, possiamo notare ancora delle precipitazioni sul nord-est, sui settori alpini, qualche fenomeno anche sul basso Adriatico e basso Tirreno. In sintesi quindi una situazione di spiccata variabilità sulla nostra penisola, al centro-sud qua e là qualche locale piovasco più probabile nella prima parte del giorno, anche di temporali tra Lazio e Campania. Al nord ultime piogge mattinata, poi tendenza al pomeriggio a un po' di sole, temperature qui sotto i 20 gradi, ancora clima mite invece al sud. Tutti i dettagli scaricando l'app di Trebi Meteo.